Presidente, oggi si è parlato di macro regione e lei ha detto fra l'altro che dal punto di vista istituzionale si sta procedendo abbastanza speditamente e che l'atto di costituzione potrebbe avvenire anche durante il semestre europeo. L'euroregione alpina, la macro regione alpina sta procedendo rapidamente. A novembre è prevista la firma del documento finale proprio a Milano, però è gestita dai ministri degli esteri dei 7 paesi. La macroregione alpina comprenderà 46 regioni di questi 7 paesi e la Lombardia è stata incaricata dalla conferenza delle regioni italiane di coordinare il lavoro delle 7 regioni italiane, tutte del nord, cioè la macroregione nostra, cosa che io intendo fare coinvolgendo le regioni, perché questa è una questione che riguarda i territori, non gli stati. È un altro tema su cui le 3 regioni, io, Cota e Zaia, abbiamo deciso di impegnarci. Che interscambio ci potrebbe essere tra Lombardia, Piemonte e Veneto dal punto di vista delle cosiddette best practice, cioè diciamo delle esperienze più importanti che sono state fatte sinora dai governatori? Sì, abbiamo deciso di costituire un gruppo di lavoro che evidenzierà le buone pratiche in tutti i settori di ciascuna regione per mettere a disposizione delle altre 2. Faccio un esempio: il Veneto tiene aperti gli ospedali di notte per fare gli esami, ottimo, lo faremo anche noi. Noi abbiamo abolito il bollo auto per chi rottama un vecchio Euro 3 inquinante diesel e acquista una nuova auto, lo faranno anche le altre regioni. Noi abbiamo abolito i ticket per 800.000 lombardi, ticket per le medicine, e sono tutte cose che mettiamo a disposizione delle altre regioni, così come prenderemo le buone cose fatte. È un modo per migliorare il servizio e uniformare i servizi nei confronti dei cittadini da parte delle 3 regioni del nord. Questo è uno degli aspetti. Il secondo è la lotta comune contro il rigurgito centralista che viene a Roma, che passa attraverso l'abolizione, della cancellazione sostanzialmente delle regioni e la trasformazione, la creazione delle città metropolitane, che altro scopo non hanno che quello di passare, così come è previsto nel DDL del Rio, passare per legge il governo dei territori dal centro-destra al centro-sinistra.